praticamente sorpresa in stato di ebbrezza. Stato sorpresa, sì, va. Improvvisamente. No, darling. No, eh. Non devi suonare, speriamo che mi ricordi ancora, vabbè, mi piace. Perché ha perso parzialmente la visibilità. La visione periferica dopo l'ultima operazione, esatto, esatto. Pensate sta pazza. Avete visto la foto? Che è orrenda, è più brutta, veramente non so cosa. Addirittura per farsi questi zigomi altissimi, tipo la nostra stegista, si è praticamente preclusa, si dice, sì, voglio fare il... Sì, si è preclusa la possibilità di guidare. Anche perché, voglio dire, vedere una la guida così, io la arresterei comunque per follia. Va bene, terza domanda. C'è però, per fortuna, ne sono un esempio, chi non si vergogna del proprio aspetto fisico. Prego. Mi hanno messo in testa i miei discografici che io dovevo vincere. Tu vinci Sanremo, tu vinci Sanremo. E poi come si fa a vincere Sanremo quando mi danno in mano una canzone e non me ne hanno fatto provare altre? Luciana Turina era il personaggio più atteso di questa Sanremo. Ma il miracolo Cinquetti con lei non si è ripetuto, forse per via del peso. La Turina aveva detto, per me Sanremo è l'università. Detto, tu vinci Sanremo, secondo loro, per il personaggio. Perché vinco a Sanremo? Perché forse aveva vinto già la Cinquetti da Castrocaro a Sanremo. Finito Sanremo, sono ritornata e nessuno più, sono ritornata a casa, nessuno si è più interessato di me. Non era vero dunque che io mi dovevo fare la villa, che io dovevo avere la macchina, che dovevo avere lo yacht. Qualche volta andare a delle serate e pregare e dire, guarda, vengo lì, non fare un cachet, se va bene mi paghi e se non va bene non lo so, insomma cerchiamo di metterci d'accordo. Avrete riconosciuto Luciana Turina, a quale facciamo un grandissimo applauso. L'unica non l'ha riconosciuta è Maurizio, qui in studio, un caffone volgarissimo, non ha riconosciuto Turina. Devo dire, di una tristezza questo filmato incredibile. Paradossale. Paradossale perché ha una voce meravigliosa, è bravissima, eppure era vero, all'epoca non vinse perché era grassissima. Mm-hmm. Pensate, voglio dire, non credo che ancora oggi le cose siano cambiate, nel senso l'aspetto fisico conta e come, in vari settori, nella musica soprattutto. Però addirittura che lei volesse fare le serate praticamente grafiche, non mi pagava, una con una voce così, cioè veramente. Meraviglioso. E pensare sì. Che Maria Teresa Ruta va a fare le serate come cantante e la paga, no? È scandaloso. Va bene, Lucianona Turona, senti, Turona, Lucianona Turina, bravissima. Dunque, l'anno in cui, di cui stava parlando era il 1966, ovvero il suo esordio a Sanremo. Luciana era la favorita, ma venne eliminata alla prima sera. Per fortuna la sua carriera di attrice è andata meglio. Luciana era arrivata a Sanremo dopo aver vinto Castrocaro con una canzone resa famosissima da un'altra cantante. Di quale canzone si tratta? Come ti vorrei? La musica è finita o non ho l'età? Chi me lo sa dire? Si illuminava ma non suonava. Perché devi prendere. Non ho l'età. No, non è quella. Puoi provare tu? La musica è finita? No, nemmeno. Come ti vorrei, come ti vorrei. Una grandissima canzone cantata da Turina Bravisa. Conosco altre canzoni della Turina, ma quella interpretazione. Dimmi una canzone della Turina, non ti do nemmeno un punto. Si intitola Water Close, del 77. Bene, andiamo avanti con la quarta domanda. Un grande personaggio dalle indubbie doti. Eccola qua. La signora o signorina, non lo so, Divine Brown. L'avrete riconosciuta da queste famosissime foto, la Divine Brown, la passeggiatrice balzata agli onori delle cronache nel 1995, quando fu arrestata insieme al suo cliente Hugh Grant. Allora, già su questo io potrei aprire un capitolo, ma non ho avvocati abbastanza forti da poter poi eventualmente... Dunque, secondo me è tutta una montatura, e non secondo me, perché il signor Hugh Grant non gliene poteva fregare di meno di Divine Brown. Ma dice, siccome sennò tutti pensano che sia come Renato Zero, allora io faccio finta di farmi fare qualcosa dalla signora Divine. Divine, comunque, è un nome d'arte, certamente ispirato al suo aspetto dolce e meraviglioso. Ma qual è il vero nome di Divine Brown? Secondo voi è, attenzione, ricordateli, Anne Mary Thompson, Stella Mary Thompson o Dolores Thompson? Chi vuol provare? Chi conosce Divine Brown? Marco, buttate. Dolores Thompson. No, non è no. Dolores Thompson. Dai, che mi ricordo ancora Anne Mary Thompson. Non lo so. Prima guardiamoci la pubblicità, così avete il tempo anche voi per metabolizzare, e poi ci rivediamo qua. Pubblicità, tra pochissimo vi dico chi, come si chiama davvero Divine Thompson. Potrebbe essere
Mauro da Torino. Campione per 4 settimane, sa tutto su Alba Parietti. Seguici e lo scoprirai. Bentornati a Pink, voglio fare come Jerry Scotti al milionario. Eravamo in attesa di sapere come si chiama di vero nome Divine Brown, la signorina che lavora a Los Angeles. Si chiamerà Anne Mary Thompson o Stella Mary Thompson o Dolores Thompson. Avrà indovinato Marco, avrà indovinato Linda o nessuno dei due? Nessuno dei due, perché si chiama Stella Mary Thompson. Stella Mary Thompson, senti, oh, proprio il pubblico qui è sconvolto da questa cosa. Scusa la mia ignoranza, ma tu la conoscevi questa? Certo. Ah, okay. Tu non conoscevi nemmeno la storia di lei? No. Fecero finta di trovare Hugh Grant che stava facendo, televisivamente si chiama Fellazio. Conoscevo un'altra Divine io. Divine, stupenda, la trans, meravigliosa, molto drag, meravigliosa, sì, esatto, grande sì. Attrice. No, non è lei. Mm. Passiamo alla quinta domanda, vediamo se va meglio. Adesso parliamo di una grande attrice. Madonna, prego. Se al culmine della partita la mia uniforme scoppia all'improvviso e... ops, mi volano all'aria le tette. Questo sì che dovrebbe attirare le folle, no? Credi che ci sia ancora qualcuno che non ti ha visto le tette? Grazie. È vero, è una parte fatta apposta per Madonna. Credi ci sia ancora qualcuno che non ti ha visto le tette, effettivamente. Dunque, io adoro Madonna, però ultimamente con questa cosa del video, no, della canzone la detesto, questa ipocrisia, che prima voleva fare il video a favore della pace, poi ha detto no, se no in America non mi comprano più il disco, allora fa il video con in fondo la bandiera americana. Ma anche tutto il contesto dell'album proprio non è... Non ti piace? Non è molto, non è eccelso, no, no, no. Secondo me la sua vera rovina è il marito, come spesso... Mm. A parte che è omofobo il marito, ma questo è un piccolo particolare. Ma secondo me la rovina, perché adesso lei vuole fare la donnina di casa. Madonna è Madonna, noi ci piace quando fa la pazza. Allora, il film che abbiamo visto, la parte del film che abbiamo visto era Ragazze Vincenti, la storia delle nostre stagiste. A League on Their Own. Era adattissima a lei questa parte. Dunque, il film racconta dei successi di una squadra di baseball femminile. Avrete sicuramente riconosciuto tra le altre interpreti Gina Davis e Rosie O'Donnell. Rosie O'Donnell è un personaggio lesbissimo, meraviglioso americano che ha anche uno show in America, si chiama Rosie O'Donnell Show, che è molto divertente. E c'è anche Tom Hanks nel cast. Allora, Madonna registrò un brano appositamente per la colonna sonora di questo film. Qual è? Vi do 3 possibilità, ricordatevelo se non vi ammazzo. I'll Remember, Crazy for You o This Used to Be My Playground. This Used to Be My Playground. This Used to Be My Playground. Bravissimo il nostro. È una delle sue canzoni più belle, secondo me. Sì, eh? Sì. Sì, e tu in veste molto di critico musicale ce lo dici o in veste di frocia che no, ha un sito che si chiama www.musicadonna.com? Ecco, c'è però anche lei? No, è stata solo la musica italiana. Solo la musica italiana. Sì, esatto. Avete anche Patrizia Pellegrino? Certo. Matata, che matata. È un nostro hit. Perfetto. Linda. Bravo Marco. Questa è la tua... Vabbè. Insomma. Posso darti una cartellata? Grazie. Tutto per risvegliarti. Sesta domanda. Ah, a proposito di grandi attrici, di grandi cantanti, ti consiglio di inserirla nel tuo sito se non ci fosse. Mm. Sto parlando della strepitosa, incredibile Bluff di Anna Betz. Je pense à toi. Oui. Oh. Oh, je viens, je toi. Ma non è possibile. Stavamo parlando con Marco e dicevi vocalmente... Ma vocalmente una cagna. Bene, l'avvocato tu ce l'hai, no? Ma sì. Allora, ma... Anna, a parte questa canzone, tra quelle che ha fatto non è brutta, a me non dispiace questa canzone. Anna Betz, però, se prima c'era la donna gatto, quella voleva dire, questa è la donna trans, perché sta diventando sempre più trans. Nasce donna
e va avanti più trans. Questo è un grande bluff, nel senso, una signora che vendeva case, improvvisamente, siccome è ricca, il marito ricco, ha deciso di fare la cantante, ha battuto i piedi e gli fanno tutta questa produzione. Ma non è tanto lei il problema, sono tutte le persone che le stanno intorno che la sfruttano. Tutto un entourage di gente che le fa credere di essere una grande cantante e la sfrutta per i soldi. Vabbè, affari suoi. Bisogna dire comunque che l'attesa per questo singolo, questo nuovo singolo, è stata ben ripagata da un prodotto di grandissima qualità. Perlomeno è stato prodotto molto bene. Dunque, bellissima la canzone, si chiama Femme, che io ti dedico. Femme, non nel senso perché... Te si potrebbe leggere femme, nel senso ho tanta femme e si vede che mangi tanto anche tu, oppure femme in quanto donna, scegli tu. Quale preferisci? Femme donna. Oh, non avevo dubbi. Dunque, un capolavoro. Anna scrive sul suo sito ufficiale che io ho visitato prima ed è geniale, andatevi a vedere il sito di Anna Benz, che lei dice: con femme mi sono messa a nudo come donna e soprattutto come artista. Io le consiglierei, copriti! Allora, brava comunque, brava, il coraggio va premiato. Certamente ricorderete benissimo Linda e Marco, tutta la sua discografia, sono sicuro. E non vi sarà difficile dirmi qual è stato il suo singolo d'esordio. Vi do tre possibilità, proprio se vi fosse sfuggito. Parlo di Ecstasy, Who is Tonight o Black and White. Come? Non sapete? Vuoi prendere tu, Marco? Provo. Provaci. Ecstasy? Bravo, bravo. Era drogata lei, drogata tu, drogati certo. Tutti a sentire. No, drogati no, assolutamente. Black and White, sono di Michael Jackson. Prendi le cartine. Proprio. Ecstasy, stupendo. Comunque l'ha detto lui che sei una cagna, eh? Io lo penso ma non lo dico. Perfetto. Settima domanda, dopo la signora Betz, parleremo invece di un grandissimo personaggio di cui secondo me la signora Betz avrebbe avuto bisogno. Ed è un grandissimo visagista, truccatore che è scomparso da poco, ci dispiace tanto perché era un grande, Gilles Cagnet, facciamo un grande applauso. Addirittura è stato considerato uno dei più grandi truccatori del secolo, ha letteralmente dedicato la sua vita a rendere più belle le donne. Ha truccato le più grandi dive italiane e internazionali. Ma vorrei sapere da voi, chi è stata la prima attrice famosa che lui ha truccato e che ha dato il via alla sua carriera? Perché una volta che questa attrice si è fatta truccare, poi tutte si sono fatte truccare. Sto parlando di Mae West. John Collins o Sid Charisse? John Collins? No, non è John Collins, darling. Vuoi provare tu? Senza suonare, altrimenti il polso che ti sei appena risistemata te lo ristrutto. Infatti ho tolto i punti. Ecco. Sì, non ce ne poteva fregare di meno. Vogliamo sapere solo chi è l'attrice che ha dato via la carriera di Gilles Cagnet. Non dire la seconda o la terza, t'ammazzo. Posso inventare un nome a caso, magari. Qual era l'ultimo? Non te lo dirò nemmeno. Scusate, la pubblicità sta per arrivare. Di un nome. Ma non lo so, non mi ricordo. La Valletta? Sì, la Valletta. No, non era la Valletta, era Sid Charisse. Era quello che era la terza. Beh, quella, vero? Sì, ecco. Tu devi farti dei corsi di memorizzazione nomi. Capisci? Era Sid Charisse, chiamata anche... Qual era il soprannome di Sid Charisse? Le gambe, non sai proprio. Le gambe, niente. Infatti. Se mi dai il tempo, no, ti prego. Te la risparmio questa volta, perché sarei voluto venire a farti così, ma questa volta non lo faccio. Ottava ed ultima domanda per questo gioco, finiamo con una delle rivendicazioni, una bella rivendicazione di una delle nostre cantanti più brave, ma così c'è scritto, Orietta Berti, prego. Con molti cosiddetti esperti, ce l'ho su parecchio, hanno anche trovato da dire perché canto e incido le canzoni folk. Ma io le ho sempre cantate. Se le cantano gli altri è folk. Se le canto io dicono che sono canzonette. Ma, dopo tutto non mi importa molto. Tanto continuo a cantarle lo stesso. Eccole qua. Sono brevissime. Una mantovana, che adesso tutti conoscono. Yeah.
Vogliamo anche pensando un'altra cosa, che abbiamo qui il boa originale del servizio. È il boa del bravo, vedi, hai detto una cosa giusta, non ti do punti. È il boa di Oretta Berti. Avete visto quando parlava che leggeva? Meglio. Molte persone dicono che se le canto io sono un po' leggendo. Assolutamente, un po' faccio il fuoco quando canto le canzoni, il moversi. Aveva la stessa disinvoltura della nostra Sballetta quando legge le presentazioni ai concorrenti. Brava Orietta, avevi proprio ragione.